mezze. Buongiorno! Buongiorno, sono Andrea Strazzeri, proprietario e titolare di Asicula 500. E questa macchina è a Taormina, e la utilizziamo a scopo di servizi fotografici. Prenderemo i nostri clienti, li porteremo nelle zone più belle di Taormina e dell'interland siciliano, della Sicilia orientale. E insieme scopriremo i più bei posti del luogo e insieme creeremo dei ricordi con delle magnifiche foto che porterete a casa e potrete esibire con tutti i vostri parenti e amici. Sì, sono siciliano e sono orgoglioso di esserlo. Sono nato e vivo qui a Taormina e per me quando vado fuori all'estero è sempre più un piacere tornare a casa. Ho scelto una Fiat 500 perché è l'icona della macchina italiana. Grazie a queste piccole automobili l'Italia ha avuto un boom economico negli anni passati e secondo me ricreare le tradizioni siciliane su questa macchina che è tipica italiana dava un effetto visivo e aumentava la capacità della macchina di avere un appeal. Ho dipinto così questa vettura perché volevo ricreare le scene tipiche dei carretti siciliani. Praticamente il carretto siciliano, che era il mezzo di trasporto per eccellenza qui in queste viuzze chiamate trazzere, per abbellirlo e per avere uno scopo veniva dipinto con queste scene che all'inizio erano di santi e madonne e negli anni poi a venire si sono trasformate queste scene in scene di guerra e di tradizioni di tipiche popolari siciliane. Così come i disegni tipici di un carretto applicati su una Fiat 500, volevo ricreare anche una coffa siciliana. Così, appoggiatemi ad artisti locali, mi sono fatto fare la coppa siciliana, che adesso è un oggetto tipico per la moda italiana e siciliana. All'epoca era usata per mettere il cibo per gli animali che trainavano lo stesso carretto. Coppola siciliana. In realtà l'origine della coppa siciliana si pensa che venga dall'Inghilterra. La cosa affascinante di questo copricapo è che una volta è stato importato qui in Sicilia e poi esportato a sua volta negli Stati Uniti, questo copricapo era un oggetto per tutti, non classificava in base allo stato sociale dell'epoca, ma era un oggetto che era indicato a qualunque tipo di attività e settore, ovviamente dall'agricolo a imprenditoriale. La coppola ha avuto anche un momento di boom dopo che Francis Coppola ha portato in Sicilia il film Il Padrino. L'ha girato quasi interamente a Savoca, Forzata Gro e anche in qualche viuzza di Taormina e dintorni. Questi luoghi possono essere scoperti con noi tramite le nostre fotografie. Vi porteremo in giro per Savoca, Forzata Gro e insieme andremo a rivivere quello che Il Padrino è stato per il cinema italiano. Paura dell'Etna no, in quanto credo che è monitorata la situazione. Poi essendo un vulcano molto attivo è difficile che abbia delle esplosioni così improvvise che possono creare un danno elevato. Scegliere soltanto tre posti più belli di Sicilia è un po' troppo difficile, questa è una domanda veramente difficoltosa. Spezzo una lancia a favore di Taormina. Taormina è chiamata la perla dello Ionio, quindi città mia natale dove io esercito e quindi secondo me Taormina è al primo posto. Posso dire Ortigia, un'altra città che è veramente fantastica, o meglio è una zona di una città veramente fantastica che è Siracusa. E, come simbolo io metterei anche la location Etna,
l'Etna che comunque dà sbocco a tante attività nel settore sia agricolo che industriale. Quindi sì, Taormina, Ortigia e l'Etna. Allora, il posto più bello di Taormina, per quanto mi riguarda, è il Teatro Antico. Un teatro costruito dai greci, poi rimodernato dai romani, che negli anni ha sempre mantenuto il proprio splendore. La vista dall'interno del teatro, rivolto verso l'Etna, è qualcosa di unico che ha incantato i migliori artisti di fama mondiale. In realtà ne so veramente poche, però posso dirvi che vi aspetto qui a Taormina, vi ringrazio per l'attenzione, quindi spasiba e do striegi a Taormina. Da Orminese.